Dopo la prima giornata inaugurale, promo autunno, l'esposizione fieristica del Nord Sardegna fa i primi bilanci sull'affluenza. Si parla dai primi dati di centinaia di visitatori nella prima giornata di fiera, anche se la vera prova saranno le giornate di sabato e domenica. L'organizzazione vuole permettere a tutti di raggiungere lo spazio espositivo in modo gratuito, grazie alla convenzione con l'ATP che mette a disposizione un servizio navetta che da Piazza d'Italia porta ai visitatori la promocamera. E con i tassisti associati alla Confesercenti sarà possibile inoltre raggiungere la fiera al prezzo fisso di 2,50 euro a persona. L'evento, con ingresso gratuito, espone 300 stand con 120 aziende, ma Promo Autunno vede tra i protagonisti all'interno dello spazio espositivo della Promocamera anche le istituzioni, come il Comune di Sassari, che porta gli uffici fuori dalla sede canonica per dare assistenza a chi vuole fare impresa, soprattutto ai giovani, che desiderano intraprendere un percorso imprenditoriale. La Regione Sardegna, tra i promotori dell'evento, è dato molto interessante stand dei comuni della rete metropolitana del Nord Sardegna, segno evidente della vocazione di Promo Autunno che aspira a diventare polo fieristico di tutto il nord dell'isola. Ma Promo Autunno non è solo padiglioni espositivi, domenica 16 alle 20 nello spazio esterno della Promocamera, spettacolo di cabaret con Pino gli Anticorpi. L'ingresso, anche per la serata con i comici sassaresi, sarà gratuito. E poi sfilate di moda sabato e domenica alle 18 shooting fotografici nel padiglione Wedding, dove sono allestite una passerella da 18 metri e una tribuna da 200 posti. Inoltre show cooking con i migliori chef regionali e degustazioni nel padiglione Wine & Food. I ritardi accumulati nei diversi cantieri della Sassari Olbia faranno slittare l'apertura definitiva della strada di un semestre o poco meno. Sia l'inaugurazione del primo quarto di strada percorribile, dove si era festeggiato alla presenza del ministro Delrio e dei massimi dirigenti dell'ANAS, il presidente Gianni Armani aveva dato come limite al completamento dell'opera giugno del 2018. Ora la stessa ANAS diffonde un comunicato in cui il termine è slittato alla fine dello stesso anno. I problemi più grossi sono legati ai lavori sul lotto numero 9 all'ingresso di Olbia, dove dopo lunghi contenziosi legali con i primi appaltatori, ai primi di luglio l'amministratore Armani aveva sancito l'ingresso del consorzio Integra, rimuovendo l'ultimo ostacolo burocratico alla ripresa di lavori. Nonostante ciò, e malgrado gli incalzanti solleciti dell'assessore ai lavori pubblici della regione Paolo Maninchedda, i cantieri hanno iniziato a muoversi solo ad ottobre. Ritardi e blocchi anche per i lotti 2, 4, 5 e 6, ma la lentezza di quei cantieri non sembra preoccupare oltremodo l'ANAS, che prevede tutta l'opera conclusa fra un anno e due mesi. Nello stesso comunicato ANAS si respingono le accuse sui ritardi nei pagamenti dell'ATI, che ha ultimato il lotto 1. Tutto il dovuto è stato pagato con estrema puntualità, si afferma, e sulle riserve e richieste di maggiori oneri avanzate dall'impresa che l'ANAS ha in corso le procedure per valutarne la congruità. Non si accontenta delle spiegazioni fornite dall'assessora all'industria Maria Grazia Piras sull'esclusione di Alghero dall'area di crisi complessa del nord-ovest. Il sindaco della città catalana, Mario Bruno, ribatte la lettera in cui Piras sostiene di aver agito attenendosi alle norme ministeriali e di aver incluso solo Porto Torres e Sassari nel progetto presentato al MISE per non rischiare di perdere il riconoscimento dell'intera area di crisi complessa. Si è trattato di una scelta politica, ribatte Mario Bruno, spiegando di essere a conoscenza della normativa del Ministero, dove non si fa alcun riferimento alla perimetrazione territoriale né al numero di abitanti, come invece sostiene l'assessora, ma si indicano come parametri i sistemi lavoro. E mentre nella precedente definizione dell'area di crisi il sistema di Alghero era affiancato a quello di Sassari-Porto Torres, nell'escludere il territorio, la Regione, sostiene il sindaco, avrebbe dovuto calcolare bene i dati Istat più recenti e non, come ha fatto la giunta regionale, quelli dal 2001 al 2011. Anche i tecnici e gli esperti consultati dal comune di Alghero, osserva Bruno, hanno verificato che le decisioni dell'assessora sono state politiche e non tecniche e pertanto inaccettabili. Lunedì il tema sarà portato nell'aula consiliare. Le ragioni del no al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Era questo il tema dell'incontro dibattito promosso nella Sala Angioi del Palazzo della Provincia dall'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani, e dal Comitato per il No Sassari. A confronto le due posizioni. Contro la riforma portata avanti dal governo Renzi e già approvata dal Parlamento è intervenuto il professor Omar Chessa, ordinario di diritto costituzionale, che ha elencato i principali limiti delle modifiche alla seconda parte della Carta Fondamentale della Repubblica Italiana. Il superamento del
bicameralismo perfetto è auspicato da decenni e la riduzione del numero dei parlamentari è un ragionamento accettabile. Altri punti però sono pericolosi per la stessa democrazia. Per esempio il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Regioni. Si codificano distorsioni neocentralistiche come la clausola di supremazia, ovvero la possibilità che la legge su proposta del governo intervenga in materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Il rischio è andare incontro a una lenta eutanasia. Non l'autoritarismo, ma un assetto che taluni chiamano post-democrazia, ha concluso Omar Chessa. A favore della riforma invece è intervenuto Giampaolo Mameli, che ha sottolineato che non si interviene sulla prima parte della Costituzione, che contiene i principi fondamentali del nostro ordinamento. Un sì alla modifica che riguarda esclusivamente i contenuti e non l'operato del governo e del presidente Renzi. Ancora crisi dei cantieri in Sardegna, perse 328 imprese nell'ultimo anno e dato ancora più preoccupante riguardo all'occupazione del settore. Dal 2008 a oggi meno 35.600 posti di lavoro, quasi il 50% in meno. Sono i dati di Confartigianato Edilizia, calo senza eguali in Italia, così commenta i numeri del rapporto il presidente Giacomo Meloni. Nell'isola, secondo le cifre fornite dall'organizzazione, alla fine dello scorso giugno erano 18.442 le imprese che si occupavano di costruzioni. La soluzione appare ancora più nebulosa. Per il momento Confartigianato ha chiesto un incontro sulla legge urbanistica dall'assessore regionale competente. L'organizzazione assicura massima collaborazione. Abbiamo comunicato, precisa Meloni all'assessore Del Rio, questa nostra disponibilità chiedendo contestualmente un incontro. Siamo molto preoccupati, ha sottolineato Meloni, per l'approvazione, visto che nessuno sembra parlare più della legge e mancano circa 2 mesi e mezzo alla fine dell'anno. A detenere il triste primato a livello territoriale è Oristano con meno 4,2%, seguono Cagliari con meno 3,1%, Nuoro con meno 2,8% e Sassari con meno 2,7%. Una delle chiavi per la ripresa è sotto i nostri occhi, sta nella ristrutturazione e nella riqualificazione energetica di oltre 90.000 immobili e abitazioni vecchie e in cattive condizioni. Tale segmento di mercato è l'unico ad aver registrato un incremento nel corso degli anni, soprattutto grazie agli incentivi fiscali rafforzati, che, come è stato annunciato dal governo, saranno riconfermati. Dio o niente? È il titolo del libro del cardinale Robert Sarà, in Vaticano, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, a Sassari per una conferenza promossa dal Centro Culturale delle Fontane, con il patrocinio e la collaborazione dell'Università. Il volume, già tradotto in 12 lingue, è un dialogo sul cristianesimo e la fede cattolica nel mondo d'oggi. Nella Chiesa sembra che non ci sia più una strada dottrinale certa. Anche io vorrei allora proclamare la mia fede assoluta in Gesù. Questa è la lotta di Papa Benedetto contro la dittatura del relativismo, ha esordito il cardinale Sarà, originario della Guinea, ex colonia francese, dove i cristiani sono appena il 10%, mentre l'85% della popolazione è musulmana. Nel martoriato paese africano, la Chiesa cattolica ha sofferto per 26 anni a causa della dittatura di ispirazione comunista. Il mio vescovo rimase 9 anni in prigione. Il primo arcivescovo della capitale, Conakry, fu espulso, mentre il secondo arrestato. Io stesso nel 1984 ero inserito in una lista di persone da eliminare, ha ricordato Sarà. Con Dio non si scherza, eppure l'abbiamo abbandonato. Quella che stiamo vivendo nel nostro mondo non è una crisi economica o politica, ma è soprattutto spirituale. Abbiamo abbandonato Dio, sostituito da altri dei, la tecnologia, il piacere senza limiti. Dobbiamo invece riconoscere che è Dio stesso a dare senso a ogni cosa. Vorrei rimetterlo al centro dei miei pensieri e della nostra vita. Senza Dio ci sono violenza, lacerazioni, odio. Al termine dell'incontro è intervenuto l'arcivescovo di Sassari, padre Paolo Azzei. I lavori sono stati coordinati dal giornalista Gianni Garrucciu. Ritorna dopo 16 anni a Sassari il flauto magico in una rivisitazione dei registi francesi Julien Liebecq e Cécile Roussat, una rilettura del capolavoro mozardiano che ha aperto la stagione lirica 2016 dell'Ente Concerti Maria Elisa De Carolis nel migliore dei modi. Pubblico delle grandi occasioni per la prima stagionale che ha mostrato di gradire l'opera massonica per eccellenza riletta dal regista francese come una fiaba che ha accontentato anche i più scettici melomani, visti i 6 minuti di applausi tributati dagli oltre 1.000 spettatori. L'allestimento di Liebecq Roussat, originariamente creato per l'Opéra Royal di Liegi, colloca la vicenda dell'adolescente Tamino nella sua camera da letto.
Tutto ciò che lo circonda prende vita in un sogno fantastico, una visione onirica e circense, vista anche la presenza di acrobati, mimi e funamboli, che ha affascinato i teatri di mezza Europa e da ieri anche il comunale di Sassari. Una citazione a parte meritano infatti sei mimi acrobati italiani e francesi, uno spettacolo nello spettacolo che ha tenuto gli spettatori incollati alle poltrone per le oltre 3 ore di rappresentazione. Strepitosi, originali, perfino simpatici costumi realizzati da Sylvie Skinazy. Consensi sono stati tributati a tutti i protagonisti, dal tenore turco Mert Sungu, che interpretava Tamino, a Barbara Barnesi, Pamina, alla virtuosa regina della notte, la russa Yekaterina Lechina, alla travolgente simpatia di Papageno, interpretato da Riccardo Novaro. Si replica domenica alle 16.30 e da lunedì si inizieranno le prove per la seconda opera in cartellone, Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, in calendario il 4 novembre. In questo fine settimana si svolge a Porto Torres, in Piazza Colombo, il terzo Piaggio Day a cura dei ragazzi del Tourist Motor Show. I pezzi forti della manifestazione saranno la sfilata, i raduni di auto e moto d'epoca e gli spettacoli di stuntman e altre esibizioni motoristiche. Ma il Piaggio Day è soprattutto un'occasione di incontro per appassionati di motori e di allegria, con numerose occasioni conviviali e di divertimento. Dall'aperitivo all'arrostita turritana, dalla sfilata delle vasche da bagno su ruote al live music con artisti locali. Ricco il programma delle manifestazioni di domenica, con raduno e partenza sfilata a mezzi d'epoca, l'esibizione degli stuntmen, le sagre culinarie e dopo il pranzo le prove di abilità auto e dalle 18 alle 19 il divertentissimo palio in Vespa. La sera, a partire dalle 21, musica con gruppi locali e DJ. Presenta la serata Beniamino Benji Pistidda.